Buongiorno a tutti e a tutti, ringrazio in particolare i componenti della direzione della Giunta Nazionale che sono presenti. Abbiamo scelto quest'anno di fare la Giunta Nazionale in contemporanea ai saluti di fine anno e agli auguri per le feste, perché volevamo dare un ulteriore segnale di quelli che sono, almeno a parer mio, a parer nostro, i risultati che anche quest'anno come associazione noi abbiamo raggiunto. Due cose velocissime, prima appunto di arrivare poi agli auguri specifici. Noi abbiamo fatto un consiglio nazionale dove questa associazione è stata capace di presentare un'organizzazione dalla Val d'Aosta a Mazara del Vallo con qualche criticità territoriale, ma sul livello nazionale assolutamente in buona salute dal punto di vista economico-finanziario, soprattutto, che di questo periodo non va mai male, anzi è un grande risultato visto le difficoltà di altre grandi organizzazioni non solo nell'ambito del sistema sportivo. E credo anche un ulteriore momento, passaggio di maturità, perché la discussione, maturità associativa, perché la discussione che si è fatta in quel consiglio mostra ancora di più di quanto, soprattutto negli ultimi anni, questo gruppo dirigente è stato capace di dire e di fare in nome e per conto di questa associazione. È evidente che continuiamo, anche quest'anno è stato così, secondo me anche l'anno prossimo sarà così, o magari ancora peggio gli anni a venire, uno scenario fuori di noi complicato e non facile. Ancora di più, secondo me, ognuno di noi, non solo il quadro di dirigenti, ma tutti coloro che hanno a che fare con la UNESCO, devono sentirsi orgogliosi e orgogliose per, ripeto, i risultati raggiunti. E noi continueremo a fare una battaglia specifica, perché la cosa che manca ancora di più, lo diciamo francamente come ritorno, che è quello, come ritorno diciamo di soddisfazione anche rispetto all'energia, all'impegno che ognuno di noi ci mette, che è quello di capire bene nel mondo del sistema sportivo, nello specifico, anche il rapporto a enti di promozione sportiva e risorse complessive che noi meritiamo come associazione, ma che ancora oggi non ci vengono riconosciute. Continueremo soprattutto all'inizio dell'anno prossimo, nello specifico, questa battaglia, perché su questa roba qua noi dobbiamo portare a casa soddisfazione, perché siamo persone e associazioni oneste che facciamo gli sforzi per ribadire etica e trasparenza, perché intercettiamo risorse pubbliche. Su questo noi concentreremo, oltre a tutte le altre cose, le nostre energie appena dopo il rientro dalle feste. Io, noi, Presidenza, Giunta Nazionale, e credo anche di poter parlare in nome per conto anche di quel Consiglio e del Consiglio Nazionale, credo che si possa dire siamo particolarmente soddisfatti di quello che chiaramente accade in questi uffici, nella quotidianità, tutti questi uffici, così come anche in quelli dei livelli regionali e territoriali, ma in particolare su questo io e noi vi ringraziamo, quindi Presidente, Presidenza, Giunta Nazionale e Consiglio Nazionale. Secondo me abbiamo tutte le condizioni per poter ripartire nel 2020, che sarà un anno, come voi potete immaginare, particolare, perché avvierà poi la fase anche del prossimo congresso del 2021, perché in giugno ci sarà un Consiglio Nazionale che chiaramente lo convoca. Grazie, auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutto il popolo sovrano della UISP, ai comitati regionali e territoriali, ai nostri volontari, dirigenti, istruttori, operatori e quant'altro. Grazie, buon anno e buone feste.